innanzitutto volevo ringraziare tutte le libraie e librai di Molar. Sono molto molto contento che l'Ildesam vi sia piaciuta così tanto e davvero non vedo l'ora di venire a trovarvi. E grazie per questa occasione. Il territorio dell'Isola delle Anime, quindi l'isola della Sardegna, è la vera protagonista del romanzo. E in particolare io volevo raccontare la Sardegna più vera, la sua anima più profonda. E la vera Sardegna non è quella delle coste molto famosa, quella della Costa Smeralda nel nord o delle spiagge paradisiache, ma è la Sardegna più interna, quella meno conosciuta, nella zona delle Barbagie. E lì trovi tutte le vecchie tradizioni che ancora vengono conservate, trovi in qualche modo la vera anima di quest'isola. È un luogo totalmente immerso in una natura splendida, un po' selvaggia, ed è un luogo, adesso ovviamente con le macchine, totalmente raggiungibile, ma nell'antichità era molto difficile arrivare in quei luoghi e quindi le popolazioni di quei luoghi avevano conservato per lungo tempo la loro identità, le loro tradizioni, non c'era stata una grossa contaminazione. Quindi il mio intento era quello di raccontare e far viaggiare tutti i lettori, anche chi non era mai stato in Sardegna, in quell'isola, attraverso il racconto Polar. Quindi in questo senso il libro miscela un po' i generi e utilizza il genere poliziesco per raccontare un territorio, per far innamorare i lettori di questo splendido territorio. Le due protagoniste, è vero, sono molto molto diverse. Volevo intanto che fosse un romanzo intriso di femminilità, perché la presenza femminile è molto forte in questa storia, perché l'isola come declinazione è femminile, la natura è femminile, è sotteso a tutto il romanzo il culto della divinità madre, della dea madre, che è l'apoteosi della femminilità. Quindi avevo proprio bisogno di due personaggi, due detective femminili anch'essi. E ho deciso, avevo bisogno di avere un personaggio che fosse un po' un estraneo, che fosse uno straniero e che arrivasse in Sardegna con degli occhi, con uno sguardo nuovo, lo sguardo dello straniero appunto. Quindi Eva Croce rappresenta questo straniero nell'isola. È una poliziotta milanese, ma di origini irlandesi, che ha avuto una brutta batosta familiare e sta cercando di riprendersi. Questo suo problema esistenziale ha avuto delle ripercussioni nella sua professione. Quindi ha fatto un errore al lavoro e i suoi superiori hanno deciso di punirla, di allontanarla e l'hanno spedita in Sardegna. Una volta che lei arriva in Sardegna, accetta questo trasferimento perché ha proprio voglia di cambiare luogo, di ricominciare da capo. E viene assegnata a una sezione un po' sfortunata, che è la sezione dei cold case, dei delitti insoluti, e lì conoscerà Mara Rice, che è totalmente l'opposto rispetto a Eva. Eva è anche a livello di vestiti è una ragazza che sembra quasi una cantante rock, ha sempre i jeans strappati, piena di piercing, giubbotto in pelle, molto, molto vissuto, ecco, quindi. Mentre Mara è il suo opposto, è una ragazza molto attenta al modo di vestire, molto alla moda ed è molto simpatica. Ha un'ironia però che spesso fa male perché è pungente, quando fa le sue battute lo fa per ridere ma lo fa anche per stuzzicare. E tra le due le cose non vanno proprio bene all'inizio perché non, sono due mondi molto diversi e non riescono a capirsi. Sono due culture molto molto diverse, però un po' come Thelma e Louise salgono in macchina e fanno tutta la Sardegna on the road per cercare di risolvere questi casi. Quindi lo stare assieme le porterà a diventare, ad aprirsi e a diventare un po' amica. Appena il personaggio di Eva arriva in Sardegna, avverte uno strano richiamo da parte di quest'isola. È come se l'isola le parlasse, ma in realtà è la natura che le sta parlando ed è una natura illibata, cioè vergine, che è rimasta così per millenni. In Sardegna a volte tu vai in dei luoghi e hai la sensazione che il tempo si sia fermato ai tempi primitivi.
perché appunto sono zone poco accessibili, l'uomo non è stato così invadente nei confronti della natura, si è riusciti a preservare la natura e c'è stato un rispetto della natura molto profondo. Genera una sorta di tensione tra la natura umana e l'ambiente. E io volevo che questo emergesse nel romanzo. Quindi, per esempio, per Eva Croce, quest'isola e la natura di quest'isola hanno quasi una vocazione purgatoriale. Cioè l'isola ha un qualcosa di spirituale che lei subito riconosce e si abbandona all'isola, e l'isola è come se la salvasse alla fine del romanzo, è come se la aiutasse a superare i propri problemi personali e l'aiutasse a rinascere in qualche modo. L'anno prossimo Gallmeister pubblicherà il secondo romanzo di questa serie, che in italiano si intitola Un colpo al cuore. Sarà ancora ambientato in Sardegna, ma nella mia città, che è Cagliari, quindi nella parte sud dell'isola, ma sarà un romanzo molto movimentato tra Sardegna e Milano e altre città del nord Italia. Quindi ci saranno gli stessi personaggi, ci sarà la stessa intensità, ma la storia sarà completamente diversa e non vedo l'ora che venga pubblicata. Perché c'è anche un terzo personaggio, di un poliziotto, questa volta uomo, con loro, quindi che entrerà in squadra con Eva e Mara. Ed è un poliziotto molto particolare, perché più che un poliziotto è un filosofo prestato alla polizia, un esperto di criminologia e di psicologia. Entrambe le ragazze dovranno in qualche modo ricomporre l'equilibrio che si era creato tra di loro in uno strano ménage à trois.